Ciao! Oggi nuovo episodio di Dishonored 2, siamo al sesto video se non erro e direi di iniziare subito perché non vedo l'ora di sapere come continua sta storia. Abbiamo visto dei colpi di scena pazzeschi negli ultimi due episodi, quindi davvero non vedo l'ora di scoprire qualcosa di più ancora. Quindi basta chiacchiere e iniziamo queste missioni. Ok, siamo sulla nave. No, penso proprio che siamo ancora dall'esterno perché, come vedete in alto a sinistra, non ci sono i nostri poteri. E questo può dire solo una cosa, che siamo esattamente di nuovo in quel posto strano. Sì, proprio. L'oblio, ma questa volta è diverso. Com'è diverso? Perché? Adesso. Ti sorprende che sia riuscita ad attirarti qui? L'esterno mi ha marchiata da tempo. Ti ho fatto scappare dalla tua preziosa torre e ho trasformato tuo padre in pietra. Deve essere dura per te. Quando ero giovane, Jessamine ed io eravamo come sorelle e condividevamo un segreto. L'imperatore Colduin aveva un'altra figlia nata da una cuoca di corte. Sto sognando. Oppure è tutta opera di Delilah. Può essere. Io voglio venire con te come Jessamine. L'ho già detto, quando sarai più grande, l'anno prossimo. L'hai detto anche l'anno scorso. Jessamine è più giovane di me e sta con te tutti i giorni. Jessamine è... Beh, è complicato. Un giorno cambierà. Cosa ho fatto? Sarò brava, lo giuro. L'anno prossimo, promesso. Di giorno io e Jessamine giocavamo nella torre, ma di notte tornavo nei dormitori della servitù tra scarafaggi e sbobba. Papà imperatore veniva a farmi visita, dicendo che se fossi stata brava, l'anno dopo sarei diventata una principessa. Poi un bel giorno Jessamine ha rotto un oggetto prezioso e il capospia ci ha scoperte. Lei disse che era colpa mia, così lui mi frustò a sangue nella serra. Mia madre perse il suo lavoro in cucina e quella notte stessa finimmo sulla strada senza un tetto. Vuoi dirmi chi è stato? Stavamo solo giocando. Giovane Lady Jessamine, tu cosa hai da dire? È stata lei, di là in mente. È stata lei. Mia madre ed io vedemmo il peggio di Dunwall, finendo in prigione per debiti. Jessamine morì rapidamente per mano di un assassino, ma a mia madre ci vollero giorni dopo che una guardia le ruppe la mascella. Quando morì, mi buttarono fuori e guardando le luci della torre di Dunwall, giurai vendetta. Lavavo lenzuola in un bordello e nel tempo libero dipingevo. Finché Anton Sokolov mi prese con sé come allieva, per dirla gentilmente. Ero furba anche prima che l'esterno mi marchiasse e sopravvissi al peggio che l'impero poteva offrire. Ora è il tuo turno. Mia madre è malata, ha bisogno di aiuto. Tua madre se n'è andata mentre vendicavi. Ora è soltanto un sacco d'ossa, ragazza. Cosa? La sua condanna è finita e sarà buttata fuori con gli altri. Tu non puoi più stare qui. Difficile dire se la mia cara vecchia zia stia dicendo la verità. Quando ero giovane, la cospirazione dei lealisti che mi rapì prese anche Anton Sokolov.
Lo portarono nel pub dove ero prigioniera e lo rinchiusero in una gabbia per cani. Ma lui rise di loro. Mi insegnò cose e mi raccontò storie divertenti. Sembrava immortale. La sua mente ha plasmato la nostra epoca. Ma non è più così. Il vecchio che ho salvato non parla molto. Mangia ciò che gli diamo, si lamenta nel sonno e tossisce sangue. Pensavo che mi avrebbe detto come sconfiggere Delilah e salvare l'impero. Ma non credo che sappia neanche dove si trova. E vabbè, d'altronde è stato rinchiuso per un bel po' di tempo, quindi è normale anche che sia un po' così. Comunque, a proposito di boom di notizie di questo gioco, abbiamo appreso ancora qualcos'altro. Praticamente, di là... Anche nell'oblio, se solo potessi fare di più. Madre, non era un sogno, vero? Sono io la causa dell'amarezza di Delilah. No, è lei che ha organizzato il colpo di stato. Le nostre decisioni pesano. Sento che il mio tempo svanisce in fretta. Delilah praticamente era un apprendista di Sokolov che l'ha salvata dalla strada praticamente. Parla con i tuoi alleati, ok? Ah, praticamente ho fatto degli aggiornamenti e penso che ho degli amuleti qui proprio grazie a quegli aggiornamenti, avendo preordinato il gioco. Comunque, e abbiamo scoperto anche che praticamente... Forse è realmente vero che Delilah non lo riuscirò mai a pronunciare bene, è la sorella di nostra madre, della madre di Emily, perché comunque la storia, almeno per quanto mi riguarda, è plausibile, nel senso che non è la prima volta che si sente in un film, in un gioco, che un imperatore ha una storia con una serva, con una cuoca in questo caso. Jim voleva che lo aiutassi con un problema complesso. Gli avrebbe permesso di costruire i suoi meccanosoldati a un costo assai ridotto. Furbo. Non abbastanza. Cos'hanno che non va a quelli come lui? Una mente instancabile e un cuore vuoto, forse. Jindosh mi avrebbe fatto fuori non appena si fosse stufato. Apprezzo molto che Emily mi abbia tratto in salvo. Ti stavo cercando, Anton, e ti avrei trovato. Lo sapevo, Megan. Ed è quello che mi ha sostenuto quando mi hanno portato da Jindosh. In ogni caso, sono contenta che tu sia qui. Io ho sempre la sensazione che questi covano qualcosa. L'imperatrice si è svegliata. Ci sia del tenero. Non sono certo i cuscini comunque, di piume della torre. Non so, io forse ci crederei quando alla storia di Delilah. Non so, sembra plausibile comunque. Vabbè, iniziamo il briefing. Anton, quando ti ho salvato potevi a malapena parlare. Ma sono passati 3 giorni. Lo hanno torturato. Il suo corpo è pieno di ferite. Delilah siede sul trono e mio padre è scomparso. Lui è Anton Sokolov, la mente più brillante dell'impero. No, Emily. Megan ha ragione. Posso far muovere l'elettricità da un lato all'altro della stanza. Ma Delilah va oltre la mia comprensione. Venni a Ser Konos per lasciarmi tutto alle spalle. Ma quando sono cominciati gli omicidi, non ho potuto ignorarli. Quando Megan e io abbiamo ricondotto gli omicidi al Duca, era troppo tardi. L'uccisore della corona voleva me. Mi hanno tenuto in vita per le mie conoscenze. Ma ho visto cose. Jindosh aveva un ospite fisso, Brianna Ashworth. È la curatrice del Conservatorio Reale. Sì, Ashworth è pericolosa. È ossessionata dall'occulto quanto Delilah. Sembra che stia lavorando su un congegno chiamato Oraculum. Nasconde molto di più di quanto vediate. Se Ashworth è dalla parte di Delilah, devo eliminarla. Chissà quali sono le sue intenzioni e cosa può fare questo congegno.
Ok, quindi presuppongo che sarà il nostro prossimo obiettivo quella lì. Incontro Megan Foster, ok. Ok, Megan però è qui, ma mi dice di salire. Comunque, dobbiamo recarci, a quanto ho capito, da questa Brianna che collabora con Delilah, quindi penso almeno che causeremo non pochi danni. Prenderemo la barca. Non voglio portare la Dreadful Whale più vicino del necessario. C'è un piccolo porto ai giardini di Syria, vicino al conservatorio. Posso portarvi fin lì. Siamo pronti? Sì, andiamo. Ok. La Gran Guardia sarà numerosa fuori dal Conservatorio Reale. All'interno fate attenzione agli sgherri di Ashworth. Sono particolari, diciamo. Sono loro il pericolo maggiore. In che senso Un particolari? giorno mi dirai come hai conosciuto Ashworth. Un giorno lo farò, ma fidatevi di me. Ashworth è importante per Delilah. A questo proposito, potreste sfruttare l'abbazia dell'uomo qualunque per togliere di mezzo Ashworth. Sembra che il vice sacerdote di Karnaca tenesse d'occhio Ashworth da un avamposto segreto vicino al Conservatorio Reale. Dategli un'occhiata, potrebbe essere utile. Ok. Ricordate, se lavora ancora con Delilah, Ashworth è molto pericolosa. D'accordo, Megan, ci vediamo. Va bene, perché ho come la sensazione che questa missione è particolarmente difficile. Hanno detto troppe volte, è pericolosa, stai attenta, troppe, troppe volte, davvero. Comunque, allora, qui non c'è assolutamente niente. E come missioni dobbiamo registrare. Come missioni invece dobbiamo, vabbè, eliminare Brianna. Scopri il ruolo di Ashworth, perquisisci l'ufficio e scopri quello che sa Byrne, il vice sacerdote, come facoltativo, però direi, come sempre, di iniziare proprio da questo. Ok. Allora, là c'è l'informazione di Liam Byrne, non so come si dica. Comunque, ok. Visione oscura e andiamo. Giardini di Ciria. Qui, cosa? Un renderizzato. Buono, buono. Ce lo danno subito così? Cioè, è buono, però mi dà una sensazione che appunto questa missione sia parecchio difficile, perché solitamente non trovo Oh. mai renderizzatori così alla cavolo in giro. Se vedo qualcosa, scappo. No, prima urlo, poi scappo. Così avverto gli altri. Ok. Allora, visione oscura, perché sento dei passi. Io devo andare là. Devo andare. Uno è lì. Devo salire? No, di qua assolutamente no, perché non è neanche una porta. Di qui? No. Di qui? Provo. Allora, sto salendo le scale perché di là non c'era il mercato nero, però direi di andarci dopo. Prima curiosiamo e vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Chiacchiera. Allora, là vado al Conservatorio Reale. Ok, no, niente. Vediamo cosa. C'è Giù. qualcosa che puzza qui. Non spetta a me il compito di pulire. Ok, quindi di là ci sono dei nemici. Di qui.
Non posso andare, non si spacca. Qui c'è un'altra porta. Ah, e torno però ancora qui. Proviamo a salire. No, salire no. Non posso salire, quindi... Merda, devo pisciare. Mi fa piacere, cioè... Grazie per avercelo fatto sapere. No, ho sbagliato. Esatto, volevo fare questo. Ce ne sono solo due. Qui non c'è niente. Direi di provare a utilizzare i dardi narcotizzanti, ovviamente. E invece con quella vado a stordirla, così, dato che non se n'è neanche accorta che abbiamo appena stordito il suo amico, quindi... Ah, questo non l'avevo proprio visto. Meno male che non se ne accorgono di quello che sta succedendo intorno a loro, però non avevo proprio visto. Leggiamo un po' e raccogliamo un po' qui intorno. Ok. Allora... Non sapevo dove dovevo andare, quindi ci ho rinunciato e sono venuta al mercato. Salve. Nero. Questa è la mia bottega. C'è una mia conoscenza nascosta in un ufficio che dà sul Conservatorio Reale. Passeresti a dare un'occhiata se vai da quella parte? Ci andrei io, ma c'è il coprifuoco. Non temere, farò in modo che ne valga la pena. Ci penserò su. Ti piace qualcosa? Ci ha dato una missione. Scopri l'ultima posizione nota del socio... E io che non volevo neanche venire... Allora, ragazze, non potete capire che giro ho fatto per questa missione. Praticamente non avevo visto che c'era aperta questa finestra. L'ho vista solo quando, appunto, ho fatto il giro di tutta la casa. Ma appena sono venuta sul tetto, come avrete anche visto, io non ci ho fatto proprio caso. Sicuramente voi l'avrete notata, ma io... Davvero, ero troppo concentrata su altro e non ho assolutamente visto questa finestra che mi fa, dovrebbe, anzi, spero che sia la direzione giusta. Nota per il sacerdote? No. In teoria dovrebbe esserci qualcosa qui che mi serve per fare la missione. Esatto, qua. Allora, innanzitutto prendiamo... le cose non utili, però che comunque fanno parte del gioco, e vediamo qua se c'è qualcosa. Cos'è? Conservatorio Reale. Ok, una mappa che ci sta sempre. Basta. Qui cos'è? Disattiva. Ah, ok, c'era una trappola, tra l'altro non l'avevo vista. Ascoltiamo. Brianna Ashworth, curatrice del Conservatorio Reale. Per un po' ho creduto che Ashworth avesse dei legami con l'occulto a Karnaca. C'è qualcosa che non capisco. I sacerdoti sono la facciata dell'abbazia, ma le nostre sorelle dell'ordine oracolare sono altrettanto importanti. In tutta onestà, sospetto che ci sia qualcosa di strano nella loro setta. Invisibili cambiamenti nei loro proclami, piccole deviazioni dalla tradizione. Ma se le accusassi pubblicamente, i miei rivali nell'abbazia mi farebbero passare per eretico. Che Ashworth si sia infiltrata nell'ordine oracolare. Il vice sacerdote Byrne pensa che Ashworth stia interferendo con l'ordine oracolare. Se fosse vero, sarebbe un altro motivo per eliminarla. Ok. Andiamo quindi al prossimo obiettivo, che dovrebbe essere al di là del cancello, del muro di luce, scusatemi. Tra l'altro qui ho già fatto un po' di pulizia perché mi sono fatta sgamare tipo tantissimo. Per fortuna sono riuscita a stordirli tutti, però ho fatto davvero un casino proprio perché stavo cercando quella dannata finestra, un punto in cui entrare per fare quella missione là, e quindi ho fatto un po' di casino, però vabbè, lasciamo stare. Tra l'altro potevo anche non utilizzare il renderizzatore perché c'era una porta. Reale. Cosa nascondono questi muri? Però lasciate stare, lasciamo stare. Ok,
Là vado al conservatorio. Però io direi di andare prima alla missione che ci ha dato il mercante nero. Quindi quel puntino là. Però là ci sono le torrette. Quindi se mi faccio sgamare da quella luce, mi sgamano tutti. Quindi muoviamoci in questo modo. Fratelli e sorelle di sangue e tutte le piccole persone che fanno grande questa città, sono il Duca, ma ormai dovreste già conoscere la mia voce. Una nuova imperatrice siede sul trono di Danno. La nostra Adilaila Coldway, la prima del suo nome, possa lei regnare sempre. Ci sono dei traditori che mettono in dubbio il suo diritto al trono. Morli e Tibia, nazioni sovversive che tramano nel freddo e uccioso nord. Vogliono la guerra e ce la daremo. Non importa quanti di voi dovrò sacrificare. Ser Colon combatterà per Adilaila fino alla fine. Vai via. Vai via. Ok. Andiamo di là. Con calma, con molta cautela. Anzi, vado. Vado. Vai. No. Non c'è nessuno. Apri qua. Muoviti. Chiudi. Un dardo. Che non posso prendere perché sono già piena di dardi da balestra. Ma perché non mi danno quelli narcotizzanti? Che cavolo. I dardi normali non li uso mai. Che... ste trappole, guarda. Questa però non mi frega. Questa la disarmo. Quell'altra non l'avevo completamente vista, ma la lasciamo stare. Allora, qui. Ci siamo. C'è anche un amuleto d'osso. Opportunità. Ok, abbiamo già trovato un nuovo indizio, ma perché ci danno così tanti renderizzatori? Boh, io non mi lamento assolutamente, è buono così, anche i dardi, ma non mi servono quei dardi. Quindi, devo andare per di là, ok, al prossimo obiettivo. Prototipo non ho fatto in tempo a leggere. Ancora ste cose, mannaggia voi. Devo entrare qui? Il conservatorio. Volevo visitarlo insieme a Wyman. Ok. Dopo aver provato a creare mastini spettrali, sento voci. Queste qua. Dovevi vedere le cose deformi che ha creato. Tutte musi, denti e code. È così che va il mondo, cara Parmelia. Delilah porta il simbolo dell'esterno e parte dei suoi poteri arriva anche a noi. Non mi sembra giusto. Pensa se fossi lì a tessere reti o a portare mucche al macello. Ok. I doni che riceviamo sono pur sempre meglio che vivere sotto il gioco. Questo è vero. Un modo saggio di vedere le cose. Ma non aiuterà Lucinda a guadagnarsi il favore di Delilah. Non ci credo, anche queste hanno i poteri come noi. Praticamente sono seguaci di Brianna e da quello che ho capito anche Brianna ha i poteri che gli sono stati trasmessi in parte da quelli di Lalia. Sto nome, mamma mia, non riesco più a pronunciarlo, non so che cavolo mi prende oggi. Comunque, abbiamo ben due obiettivi secondari, come vedete hanno il rombo tratteggiato e non una riga totale. Ho la gola un po' secca, forse un infuso di borragine e camomilla mi farà bene. Ok, questa è là, questa è di qua, direi di stordirla subito. E allora, con calma. Ti metto qua, stai lì, brava, dormi. Io devo andare di là perché voglio andare a fare le missioni secondarie, ovviamente prima di andare alla missione principale.
Qui non c'è assolutamente niente. Prototipo di Rosenburg, che sarebbe dove sarebbe il coso che dobbiamo portare al mercante nero. Il progetto, il noi dobbiamo andare di là. Non hai visto niente, continua a camminare. Cammina. Ok. No. Salgo. Allora, di qui non c'è niente, quindi come faccio ad arrivare dietro là? Non può sapere. Per quel che ne può sapere, sono io la tua padrona. Anche qui, ma è pieno. Ma sono ovunque queste qui. Stordiamola. Sono la stessa cosa. È un orfano di strada pieno di trucchi. Ma credo che Delilah potrebbe farlo. Tornare indietro. È che non sembra possibile. È davvero pieno. Uso un dardo su quella lì perché mi potrebbe vedere davvero. È caduta, non l'ho fatto apposta. Mi poteva vedere. Anche là ci sono su lampadario, avete visto? Ma davvero è pieno. Allora, quella lì in teoria non mi dovrebbe vedere. Però c'è quella che si muove. Ma se io vengo qui. Allora, quella non mi vede. Questa qui, esatto, io devo prima sistemare questa. Ho sbagliato tantissimo, non volevo fare questa roba. Ok, sistemiamo questa, che tanto quelle sul lampadario, in teoria, essendo girate dalla parte opposta, non mi dovrebbero vedere. Ho sbagliato. Ginosha era seccante. Come funziona questo affare? Qui ho sbagliato tantissimo io perché non mi sono messa accovacciata, ma sono andata diretta in piedi, quindi ha sentito il rumore. Ho sbagliato io, però per fortuna ho avuto i riflessi pronti in questo caso. L'ordine oracolare è diviso. Poi, avvertimento da Brianna, leggiamo qua. Se riuscissi a sabotare il congegno di comunione di Ashworth, diventerebbe innocua. Ok, così a caso abbiamo trovato. Quindi si può manomettere. Esatto. Ashworth sarebbe tagliata del tutto fuori dall'oblio. Niente più stregonerie. Ho trovato il modo per fare l'uccisione non letale con Brianna, così a random, a caso. Praticamente dobbiamo trovare delle. Ho sbagliato tasto, delle lenti per sabotare. Cosa? Per sabotare l'oraculum. L'oraculum. Vabbè, quella gengiola, insomma. In modo da tagliare i legami con Brianna e l'oblio, quindi con i poteri, con questi poteri strani praticamente. E io sento rumori, però non capisco. Ma sono davvero ovunque, sono anche sotto. Lo sai, vero? Non mi troverai mai invece. Allora, prima però, assolutamente devo provare a prendere quel dannato coso da portare al mercante nero, che è sotto, però non trovo niente. Allora, sono tornata al piano inferiore. Là ho visto che c'è una porta. Perché prima non l'ho vista? Ah, però è chiusa, quindi niente, non. Praticamente io devo entrare in quella stanza, quindi magari c'è una chiave in giro. Questa qui la facciamo fuori in questo modo, tanto non mi dovrebbe vedere finché non li passo davanti, perché con la vista oscura ho visto la direzione del suo sguardo, quindi l'area in cui mi può sgamare. La visione scura è molto molto utile. Qua c'è anche una runa, fantastico. Allora, provo a prendere l'ascensore e ad andare all'ultimo piano, quindi da passare per tutti i piani per cercare questa dannata chiave, perché su questo piano non ho trovato assolutamente niente. Quindi
Volevo proprio partire dall'ultimo e piano piano salire e controllarli uno per uno a questo punto, perché davvero, boh, non so come entrare in quella dannata porta. Sì, ma a volte vorrei schiacciarle tutte solo per godermi un po' di silenzio. È una battuta. Parlano delle mosche. Stiamo parlando delle guardie, giusto? Non delle tenebre. Che cavolo? No, 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 non ci credo. No, no, no. Cioè, mi hanno sgamato solo per colpa di queste dannate mosche. Perché mi sono venute contro e quindi mi hanno fatto lasciare ste tizie. Non ci credo. Le odio. Adesso come ora le odio ancora di più di quanto non le odiavo prima. Che rabbia. Allora, di qui dove vado? Questo che cos'è? Libri. No. Sono bloccata. Che cacchio? Che cacchio? Una runa. Il diario di Ashworth. Okay. Capirò perché Delilah non può essere uccisa. Ok, uso. Dopo la sconfitta di Delilah per mano di Daud, la congrega si disperse. Mi sono fatta una nuova vita a Karnaca. Poi ho udito i sussurri dell'oblio che mi hanno portata dal duca. Li aveva sentiti anche lui. Insieme abbiamo riportato Delilah in questo mondo, conquistando l'impero della casa di Aramis Stilton 3 anni fa. In tutte le isole, chi era stato con lei a Brigmore e prima ancora percepì nuovamente il suo fuoco. La sua magia era tornata. Altri giunsero, nuovi volti, sangue fresco. Ora Delilah è immortale, eterna. Governa Dunwall e abbiamo un nuovo scopo, corrompere l'ordine oracolare. I sacerdoti si affidano alle profezie delle loro sorelle e presto noi influenzeremo i loro sogni e le loro visioni. Ok. Andiamo di qua. Così a random ho fatto un obiettivo che in realtà non era neanche scritto negli obiettivi, proprio così, quindi ho fatto bene tutto sommato a scendere per di qua ste dannate mosche. Di qui non c'è niente. No. Vediamo di qua. Che cacchio? Ah, quel dannato cane, no. Questo l'ho già visto anche prima e si fa fuori davvero molto semplicemente. Qui, questo chi è? Lavoro di irruzione. Forse ho trovato il modo per entrare in quella dannata porta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, ora devo solo capire dov'è la porta per le consegne e la finestra. Molto bene. Allora, ragazze, io davvero non so più dove andare. Ho letto e riletto la mappa e quelle indicazioni, però c'è solo questa porta. Non trovo assolutamente la chiave. Che palle. No. No, non ci voglio credere. Cioè, no. Non mi dire che posso entrare in quella... No. No, non ci entra. No. Cioè, non posso aver fatto 3000 giri della casa sia dentro che fuori per tipo un'ora e non aver visto questa dannata porta. Non ci credo. Non ci voglio credere. Cioè, voi non potete capire che giro ho fatto, perché quel fogliettino che abbiamo trovato mi ha solo confuso. Cioè, sono andata a cercare l'archivio, poi sono andata a cercare la finestra della consegna, della porta, tutto quello che c'era scritto, ma non trovavo niente, mi stava venendo un nervoso che voi non potete neanche capire. E alla fine dovevo solo alzare la testa su quella dannata porta. Cioè, no, non ci voglio credere che ho speso così tanto tempo per... ci voglio credere mai. Non ci posso credere. Vabbè. Però l'importante è che ce l'abbiamo fatta. L'importante è essere qui. Pulsante. Spingiamo.
cosa ho fatto. No, 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 chi, no, non ci credo. No, questa missione no, è impossibile, cioè, questa missione sto facendo un fail dietro l'altro. Non, mica il pulsante rosso apriva le cose, no. Forse mi sto sbagliando, forse il detto diceva mai spingere il pulsante rosso, probabilmente è più così, ma vabbè, lasciamo stare, ho sbagliato di nuovo la cosa, però ok, con calma, renderizziamo e basta, perché davvero sto prototipo qua, prototipo... mi sta dando assolutamente i nervi. Voi non capite, non potete capire quanto ci ho messo per prenderlo questa roba. Cioè, davvero, non potete capire. Finalmente posso andare dal mercante nero, però lo faremo dopo, ovviamente. Adesso andiamo a recuperare queste dannate lenti per fare l'uccisione non letale su Brianna, che dobbiamo andare su. Qua si è distrutta la porta, fantastico. Quindi dobbiamo salire. C'è qualcuno? No, che cazzo, no. No, non c'è nessuno. Chi è che è? No. Sento dei rumori vicini, ma non le vedo. In teoria dovrebbero essere al piano inferiore. Comunque, andiamo dall'ascensore e andiamo all'ultimo piano. Ok. Qua c'è un buco che non avevo visto. Devo imparare nelle prossime missioni a guardare anche in alto, perché io le cose in alto non le vedo. Anche in qualche missione fa, se non erro, era capitato la stessa cosa, che cercavo di entrare in una porta, non guardavo in alto, ho fatto mille giri, ci ho messo mille ore, ma alla fine dovevo appunto semplicemente guardare in alto. Quindi dalla prossima missione guarderò sempre in alto in qualsiasi porta che mi ritroverò davanti. Infatti, come vedete, quel buco non era lì per niente. Comunque abbiamo trovato la cosa e andiamo di qui. Punti sull'amuleto d'osso nero. Ok. Nuovo indizio. Ah, pure anche un amuleto. Questa qui. Ok. Amuleto. Mangiamo qui. E direi che possiamo andare... Qui non c'è ancora, no, non c'è più niente. Qui, ah no, quello è morto, ok. Quindi prendiamo ste lenti. Quel set di lenti può essere scambiato con quelle del congegno. Sì, infatti. Sembra che Gindosh abbia creato queste lenti alternate per il congegno di Ashworth. Le userò per sabotarlo. Sì, l'hai detto già tre volte. Sì, abbiamo capito che dobbiamo fare quello. Stai tranquilla te, che ce la facciamo. Ok. Mettiamo ste lenti perché davvero sto registrando da tantissimo. Mi basta attivarlo e tagliare il legame di Ashworth con l'oblio. Ok. Non posso saperlo. Per quel che ne può sapere, sono io la favorita. Perché no? Chi è che parla? Vabbè, attiviamo. Non mi resta che attivare l'interruttore. Così. Ok, tiriamo. Che succede?
Oh, quella è Brianna. Che cosa so? No, no. Funziona? No. Sì che funziona. Tutto qui? Che farò? Sono rovinata. Quella sensazione. Le cose che potevo fare. Il tocco dell'oblio. Delilah. Era tutto ciò che avevo. Tutto qui? Facoltativo, consegna e dobbiamo fuggire, ok? Quindi direi che ci vediamo direttamente dal mercante nero. Allora, ho visto attivando il cuore che in zona c'è la runa dell'esterno e sapete che io in generale le rune cazzolina non le cerco con voi, ma quelle in particolare ci tengo a farvele vedere, quindi sto andando a cercare quella roba, però mi sto facendo sgamare tantissimo, ma non mi interessa perché tanto la missione principale l'abbiamo già fatta, quindi sto rushando tantissimo in questo momento, non sto proprio calcolando quegli cosi. E sta succedendo un casino totale. Che perché non mi fa salire? No. No, mio Dio, quanti sono! Non ho fatto male. No. Sali, muoviti. Okay, muoio. No. Via. Meno male che non c'è modo di arrivarci. Meno male. Pensi di essere un genio, okay. Certo. Io devo salire là praticamente. Qui c'è un'altra finestra, ma non ci interessa. Ok, io devo andare di là, a quanto pare, eh? Ok. Mai rushare. Me lo annoto per la prossima volta. Ok, devo salire là. Ma ci arrivo così? Esatto, no, non ci arrivo così. Stavolta t'ho visto. Dannata trappola. Qui è giusto? Possiamo salire di qui? Sì. Ok. Runa dell'esterno. Tempio dell'esterno. Vediamo cosa ci dice stavolta. Guardati mentre ti fai strada in questa città frenetica. Brianna Ashworth sarebbe stata un membro infelice dell'alta società, costretta a sposare un grasso banchiere e libera soltanto ai banchetti, dove si sarebbe ubriacata per appartarsi con qualche sconosciuto. Sarebbe finita con un matrimonio infelice e un salto notturno in un fiume ghiacciato. Ma prima che i suoi genitori la dessero in sposa, tanti anni fa, lei trovò Delilah. In seguito condusse una vita miserabile, senza poter tornare indietro. Il vice sacerdote Byrne è un uomo ambizioso, ma crede nella missione dell'abbazia: proteggere la brava gente dell'impero da quelli come noi. Tu sai che sarebbe felice se la testa di Brianna Ashworth finisse su una picca. E magari anche la tua. Ok, no, praticamente ci ha detto di nuovo le cose sui personaggi, sui nostri obiettivi e non su di lui. Quindi è stato ancora inutile praticamente. Ci siamo, finalmente. Salve di nuovo. Parliamoci. Vedo che hai trovato il prototipo. La tua conoscenza non ce l'ha fatta. Temo sia un lavoro rischioso, ma credo tu voglia sapere del pagamento. Prima di tutto, ovviamente, la provvigione. Poi, se ti interessa, posso progettare qualcosa basandomi sulle sue meccaniche con cui potrai modificare i tuoi strumenti. E come segno di gratitudine, uno sconto presso la mia bottega. È un buon affare. Ok. Tutto qui. Cioè, praticamente abbiamo fatto sto casino solo per uno sconto. Meglio che niente, a questo punto. Ok. Siamo dalla nostra Megan, parliamoci. Allora è fatta. Ashworth non sarà più un problema. Bene, ma Emily, c'è dell'altro.
Quando vivevo a Dunwall ho fatto cose di cui non vado fiera. Non è un requisito per la cittadinanza? Ciò che ho da dire è la verità. Conoscevo Delilah e Ashworth. Ho creduto alle loro idiozie e sono finita sulla cattiva strada. Prima di tutto questo pensavo che Delilah fosse morta. Non voglio parlarne ora, ma dovevo dirvelo. Ci sono cose di cui mi pento. D'accordo, Megan. Grazie per esserti aperta, anche se poco. Comincio a pensare che lo meritiate. Siamo pronti ad andare? E direi di sì. Sì, andiamo. Torniamo alla Dreadful Whale. Un altro passo verso il Duca di Ser Konos e verso Delilah. Ok. Allora, direi di concludere qua questo episodio. Molto molto interessante, però sto registrando davvero da tantissimo tantissimo tempo, infatti scusatemi se questo episodio sarà risultato davvero tanto lungo, però dovevo assolutamente finirlo, cioè non potevo stoppare, mi dispiace. Quindi niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo episodio di Dishonored 2. Ciao!